Ah, salve a tutti ragazzi, bentornati in questo infinito walkthrough di Alice in Madness Returns. Finalmente andiamo avanti, ragazzi, non so come farò ad andare avanti. Zio, C col gatto. Cominciamo già. Ciccio. È fissato col tempo. Trovalo. O essere breve sarà il tuo di tempo. Ok. Ah sì, mi ricordo che il cappellaio matto aveva sempre fretta, cioè avevo urgenza di te. Allora, dunque, andiamo avanti. Siamo rimasti che avevamo sconfitto le malvagie tegliere brutte e cattive, ma strafighissime, perché premiamo un pulsante e aspetta, prima però spiritosi. Sì, ho capito. Torna giù. Dice, sembri iniziata come una bestia. Sì, ok. Speriamo che almeno ora non ci siano problemi. Così, per due denti mi dovevo fare sta roba. No, dai. Zio. Il cappellaio è lì. Andiamoci. Ah, ho capito. Bene, spero stiate passando bene le vacanze. Le feste. Spero che qualcuno di voi sia sopravvissuto al pranzo di Natale. Allora. Perché dovrei andare lì? Non si sa. Bisogna non farci beccare dal tepe. No, 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 no. Aspettate un secondo. Vai lì. No, proprio non si va. Oh. Fatemi rimboccare le maniche che, mamma mia, c'ho su un'armatura, c'ho su. Allora. Però scendiamo. Là c'è un dente d'oro, lo vedo già. Ok, posto tutto macchinoso, ingranaggioso, perché io ho pagato. Vedi? Alice invece non può mai dire, perché lei sgattaiola sotto. Così lei, anche se non paga, la fanno sempre entrare. Porca! Sì, qua di sicuro. Salta, Alice. Ma Alice è vero che non può saltare. Va, va, guardate che. Allora, quello invece cosa fa? Signori, ce l'abbiamo. Ce la stiamo facendo, ragazzi. E raggiungere la bottiglia. No! Sì, va bene. Ci siamo, dai. Come? Mamma mia, stavo per fare un erroraccio. Ok, ci siamo. No, dove sono? Ok. Ah, sono pure segnati come il coso, quel gioco che si disegnava per terra. Oddio, vabbè, ho preso il dente comunque. Ho preso il dente, manca la bottiglia. Spacco bottiglia. Meglio che ci arriviamo, se no spacco bottiglia. Alice. Però in effetti Alice l'ha già ammazzata la famiglia, perciò. Dai, sali, Alice. Su un po' di vitalità. Troppo audace, ragazzi. Allora, guardiamoci prima in giro. Devo posizionarmi in pratica sul bordo, perché... Ma prima come avevo fatto? Sai che non cazzo è?
devo dirvi. Per Natale mi sono fatto prendere dai soldi dello zio Beppe Battlefield 4 e Infamous Second Son, ragazzi. È un peccato che... Madonna santa, oh! È un peccato che il PSN sia off al momento. Perciò ho avuto modo di giocare la campagna di Battlefield 4, la cosa più corta che abbia mai visto nella storia. Però vabbè, il multiplayer è una gran figata, almeno quello. E poi ovviamente mi sono messo a fare anche il collezionista in Battlefield 4, perché così almeno la campagna dura un disastro di ore. Invece Infamous Second Son l'ho iniziato e mi sembra già bellissimo, già un capolavoro. E perciò spero che mi intrattenga, sia vincente come gioco, perché sembra già davvero molto bello. Allora, adesso studiamola bene questa piattaforma. Dunque, è quadrata, questo ci arrivo. C'è un numero 4 sopra, potrebbe significare qualcosa, non lo so. Non ne ho il quale vedo. Come cavolo ho fatto prima? Va bene. Bello che altre tre sono ultra facili. Ma quest'ultima... Ma ce l'avevo fatta! Hai visto che ce l'avevo fatta? Bisogna prenderla in corsa. Madonna. Come hai osato sfidarmi, Alice? Come hai osato sfidarmi? In corsa, eh? Guardate voi per una bottiglia! Alcolizzata che non sei altro, Alice. Guarda cosa fai per una bottiglia. Ce l'ho fatta! Signori, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Signori, per una bottiglia dello schifo! Zudun. Andiamo, dai. Ok. No, sto andando in una direzione sbagliata. Dopo questa sensazionale dimostrazione di fail unico, cos'è sta laggata? Si apre il portone. E io che credevo che i salti di Alice fossero comodi. Sono io che sono impedito. Mamma mia, spaventoso. Dai, oh, santo Dio, basta ingranaggi e cose irraggiungibili, eh? Oh. Basta di ste robe, per favore. Ok. Ah, ecco dov'era, è qua che si arrivava. Mamma mia. Andiamo, dai. Dai, va là, dai. Oh, uno scivolo! Di nuovo! Cos'è? Pure le altre telecamere. Quando trovi il cappellaio, ricorda, non regala mai quello che può vendere. Ho come l'impressione che... Quella è una bomba. Sicuro. Sono sicuro che è una bomba, ragazzi. Guarda, già solo dall'aspetto carino. Vedi? Vedete? Guardate, io ho un intuito. La bomba orologeria.
Però Alice esperta demolitrice. Q per lanciare la bomba orologeria. Cos'è che c'è lì? Ah, Alice spaesata, dice una bomba con un ricordo. Lanciamo sta bomba. Ah, pure col... Mamma mia, pure col C4. Come col C4. Facciamolo esplodere, ragazzi. Signore, signori. Boom. Dai, ma che cos'è? Ma che cos'è? Ah, però ne ho più di una. Cioè, ce le ho infinite. Molto bene, ragazzi. Quante ne ho? No, 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 no. Ovviamente una alla volta, se è lo stesso tasto. Sto posto. Ai, ce la fai. Un fungo. Oggetti smarriti. Ah, era qua la porta oggetti smarriti. E sono ingranaggi come oggetti smarriti. Bella roba. Però questo si può far saltare. No, dai, oh. No. E come faccio a raggiungerlo quello? Da dietro là. No, capito. Credo sia qui. Almeno l'ho visto, ragazzi. L'ho visto. L'assurda devozione di tuo padre per la carta stampata ci farà friggere nel sonno, Alice. Ah, ma questo mucchio di materiale infiammabile serve solo una scintilla per trasformare, puff, i nostri corpi in fumo e cenere. Oh, spiritosa. Ma che andrà dicendo mai? Alice, tu ne sai qualcosa? Nah. Una porta. Lidl. Casa Lidl con le fiamme in mezzo. Ottimo. Aia. E parte il trip. La nostra adorata biblioteca era una trappola di fuoco. Come una bomba che aspetta di esplodere. E certo. Cos'è? Una chiave. Cioè il fuoco era solo nel vetro. No. Oh. Va bene. La modalità isteria. Oddio. Comincio già. Aia. Entra in modalità isteria premendo invio isteria o possessione demoniaca. Non può essere ferita e infliggerà più danni. Wow. Vabbè, durata limitata ovviamente. Vediamo, proviamo, proviamo. Mamma. Signori. Ma guardatela, guardatela. È Super Saiyan. No. Di nuovo, dai. Colpitemi, su. Vabbè, dai. Abbiamo visto com'è. Però spettacolo, signori. Ci tornerà utile. Come ci tornerà utile? Ho come l'impressione che lo farà. Mm.
mi sa che la prossima salvo, perché sennò qui ho perso il conto di un bel po' di cose con quel pezzo lì bastardoso. Vabbè, modalità appuntamento ormai la si sa. Semaforo. Sì. Oh. E attivalo. Perfetto. Oh, perfetto. Saltiamo sopra un baratro. Ok. Una fogna siamo. No. Sveglia! Brutto sogno! No! Brutto sogno! Buona nottataccia! Cappellaio, ricordo di averti lasciato in pessime condizioni, ma non a pezzi. Cos'è successo qui? Hai perso il cappello e ti mancano alcune parti. Ma alcune parti? Però per come stanno le cose, ci vado a malapena. Quel che è successo, dovresti saperlo meglio di me. Il posto è tuo, dopotutto io conosco il mio posto. Quando mai hai conosciuto o hai saputo stare al tuo posto? Ora che succede? Quello succede qui, e intorno e su e giù nelle mie orecchie, tra i miei occhi e per le mie narici, giù nella gola e nelle mie budelle. Okay. Mio padre era un appassionato di treni. A me non piacciono molto. Questo non ti piacerà. Non è come quando Falsa Tartaruga era capo delle Ferrovie dello Specchio. Le Ferrovie dello Specchio. Caos. La puzza è atroce, la luce accecante, il rumore infernale. No, basta, cappellaio. Ho capito. Un pessimo treno. Il mondo è sottosopra. I pazienti dirigono il manicomio, senza offesa. E peggio ancora, sono accorto di te. Tragico. Se io aiuto te, tu aiuterai me. Croce sul cuore, se ne avessi uno. Trova i miei armi e gettali nello scivolo. Le macchine faranno il resto. Vai ora, che brava ragazza. Esci dal quadrante dell'orologio. Perfetto. Signori, sembra amichevole il tizio. Molto bene, ragazzi. Perciò credo che ci abbia stessa valore del punto. Abbiamo un cappellaio matto abbastanza messo male, malconcio, perché è quello che è, ragazzi. Guardate, il poverino handicappato. E comunque, niente, dovremmo aiutarlo. In cambio non so cosa succederà, ma vabbè. Tanto non abbiamo molta scelta. Noi facciamo esplodere una bombettina lì per trovare niente. Facciamo esplodere una bombettina lì. Le pietre a le piastre a pressione. Funzionabile anche con la. Wow! Ah, interessante la cosa, ragazzi. Ciao! Beh, direi che possiamo procedere. Ok. Siamo nel... in un grande orologio. Ok, ragazzi. A me questa puntata è piaciuta molto, direi, a parte il pezzo scleroso, ma mi è piaciuta parecchio perché abbiamo trovato finalmente il cappellaio matto. Puzze e rigurgiti. Assemblaggio o distruzione, come richiesto. Sollevamenti e pressioni. Un ombrello! È grazioso. Il paradiso degli operai. Una giusta causa per cui lottare. Una vita di lavoro per una ricompensa nell'aldilà. Meglio lavorare che avere una paga. Il paradiso degli operai. Una giusta causa per cui lottare. Una vita di lavoro
avere una paga. Boh, comunque, dopo di questo delirio assillante, abbastanza, meno male che sia finito, ci troviamo davanti a questo ombrellino che però scopriremo nella prossima puntata che cos'è, ragazzi. Perciò, davanti all'ombrellino, vi do un appuntamento alla prossima puntata, ragazzi. Spero che possa arrivare presto e che il canale possa rimettersi al lavoro. Non io, il canale. Comunque, grazie mille per la visione. Ciao ciao. Attenzione. Wow. No, no, che cos'è quella? Che cos'è quella? Occhiera. Però, madonna, è fatta bene. Ma sarà grande o piccola? Che non capisco. Eh no, è grande, è grande, è grande, è grande, è grande. È te quello. Ecco cos'era, è te. E come va?